siamo al Museo Diocesano, in particolare in una sala che destiniamo a grandi mostre temporanee. La Signora dagli Occhi Blu è una mostra personale di Monique de Raye, una pittrice belga che è venuta da noi, ha visto il nostro museo e dice: ma io voglio esporre qui perché è una sede prestigiosa, eccetera. E allora ci ha portato le opere appunto che compongono questa mostra, che presentano, sono tutte singolari, una signora dagli occhi blu, no? Perché è sempre la stessa signora, che è una cagnetta molto bella, che la pittrice presenta circondata da altre cose, oggetti, simboli, con le quali la pittrice richiama situazioni, problemi, difficoltà del mondo in cui viviamo. Many people ask me who is the blue-eyed lady. Many people think it's a woman with blue eyes, but that is not true. The blue-eyed lady is a dog with blue eyes. For the moment I'm sitting in my studio before an artwork I just finished, and there you can see the blue-eyed lady. So it's not just a yellow dog with blue eyes who's looking to you. No, she's telling a story. Here in this artwork, she's sitting on a chair, and she's telling you it's better to move than to sit down all day. So every painting of the blue-eyed lady has its own story. But all together we make an overview how we live in the 20th century or in the 21st century today. So in the exhibition you can see 60 old paintings. So you must take your time, because 60 old paintings means also 60 stories. So we'll say, let's fascinate you by the blue-eyed lady. She will certainly charm you, I'm sure of that. There is also an art book of the blue-eyed lady. The book is called La Signora dagli Occhi Blu, and there are the 60 old paintings in it, and also the stories. So when you have not enough time, you can read the stories into the book. And the book is in Italian and English. Prendere coscienza delle cose che non vanno nel nostro mondo è anche il primo passo per cercare poi di porre rimedio. E allora io intendo la mostra come un sotteso invito proprio a questo: prendere coscienza, perché non possiamo ignorare, far finta che non esistano i problemi, non si risolveranno mai se facciamo finta che non esistano. Ecco, quindi prendere consapevolezza dei problemi e trovare, per quanto ci riesce, le vie, le strade per la soluzione.